Amministratore unico del Consorzio Industriale di Potenza, Antonio Bochicchio. Siamo ad aprile scorso, dopo continue sollecitazioni, a distanza di 6 mesi, riusciamo ad incontrarlo. No, chiedo scusa, no. Allora, ripetiamo, ci possiamo? Chiusa? O vado avanti con questo, allora, mica mi riprendete quando. O vado avanti con. Sì, è cosa nota a tutti lo stato di salute del consorzio. Attualmente è stato messo in campo un piano di risanamento. Questo piano di risanamento serve per dire alla Regione Basilicata che abbiamo un po' di problemi. I problemi si riferiscono soprattutto sulle aree industriali, dove noi da qualche tempo abbiamo delle diseconomie. Queste diseconomie arrivano soprattutto come posso dire, dal servizio delle. No, chiedo, è cosa nota a tutti, lo stato di salute del consorzio tra noi non è tra i migliori. Le criticità dell'ente possono sinteticamente ed ancora una volta evidenziate in sostegno diseconomie, con costi di produzione sensibilmente superiori ai possibili ricavi. In riferimento a tali diseconomie, un esempio significativo è rappresentato dall'acqua ad uso industriale, a parte la vecchia debitoria, ma per il futuro noi chiediamo alla Regione Basilicata il riequilibrio, come si suol dire riequilibrio, in quanto attualmente non riesco a dirle niente perché non so come si evolverà la questione. Che dire, lo abbiamo visto, il nostro amministratore Bochicchio non sarà certo un grande comunicatore, forse per questo è stato complicato potersi raffrontare. Nessuno dice di conoscere l'amministratore unico del Consorzio Industriale di Potenza, Antonio Bochicchio. Gli imprenditori, far fronte al deficit finanziario del Consorzio Industriale, i governi regionali che si sono avvicendati hanno continuato a tenerlo al boccaglio dell'ossigeno a forza di determine, delibere, poste finanziarie ed anche escamotage come quello che vede la Regione Basilicata acquistare un immobile da ASI supervalutato e con soldi pubblici per riuscire a rimpinguare le casse, ma ciò che avrebbe. Sostanzialmente la Regione fino ad ora ha sperperato denaro pubblico nei confronti dell'ASI, perché sono anni e anni che continua a mettere risorse all'interno del Consorzio Industriale di Potenza senza ricavarne nulla. Una forte debitoria che non si riesce, una forte gestione in deficit del Consorzio che non si riesce a bloccare. È dal 2009 che la Regione ha attuato una serie di politiche per tentare di risanare i debiti del consorzio, che sono costati alla collettività lucana oltre 40 milioni di euro fino ad oggi, partendo dal 2009-2012 sulla prima attività di vendita degli immobili, ovvero l'ASI vende gli immobili alla Regione, la Regione se li compra e mette denaro fresco nell'ambito del consorzio. Eppure, nonostante questa operazione, il consorzio non riesce a chiudere i suoi debiti. Arriva il 2012, quando Pittella era assessore alle attività produttive, ci si inventa un piano di riequilibrio dove la Regione si impegna, nell'ambito della sua finanziaria, a versare 1 milione di euro per 10 anni. Perché? Perché il consorzio doveva farsi un mutuo e con questo milione pagare le rate del mutuo e quei 10 milioni chiudere la debitoria. Per scoprire poi a distanza di 2 anni con Pittella presidente che questi soldi dati, nel frattempo erano stati versati circa 3 milioni e mezzo di euro, non sono bastati. E allora si fa la legge di riforma dei consorzi, o la pseudo legge di riforma dei consorzi, nella quale non si cambia granché tranne la forma di governance. La Regione si impegna a versare al consorzio 2 milioni per 10 anni, quindi altri 20 milioni di euro. Questo a fronte di pagamento sempre della contrazione di un mutuo, quindi chiusura di queste passività. Però questi debiti continuano ad aumentare perché noi, dai dati che ho io,
a fine 2013 il consorzio industriale aveva circa 38 milioni di euro di debiti, a fine 2014 questi debiti sono arrivati a circa 48 milioni di debiti, nonostante questi continui apporti da parte della Regione. Quindi è chiaro che la Regione, se continua a mettere denaro all'interno del consorzio industriale, però dall'altra parte nell'ambito del consorzio industriale non si comincia a fare una politica di risanamento, di taglio dei costi e di offerta dei servizi alle imprese, noi ci troveremo, continueremo, così come è successo in questi anni, a versare denaro, però denaro che va a finire in un calderone che non troverà mai soluzione. È chiaro, questi soldi servono per pagare gli stipendi e per pagare tutta una sorta di spese di gestione che questo consorzio ha, che però alla fine non riescono a produrre dei servizi. Quindi da una parte abbiamo spesa, denaro che viene speso, però dall'altra parte queste spese non producono ricavi, quindi prestazioni per le imprese. Le imprese hanno ragione. È chiaro che noi da anni stiamo tentando di chiedere una rimodulazione di quella che è l'idea di consorzio in Basilicata. Noi eravamo per il consorzio unico, semplicemente perché non c'è la volontà politica, perché è più comodo avere due consorzi, avere due postazioni politiche, così come sono state assegnate, vuol dire, ricordiamo che i due amministratori nominati da Pittella sono due esponenti politici, da una parte Antonio Buchicchio su quello di Potenza, dall'altra parte Carlo Chiurazzi a Matera, quindi i consorzi diventano soltanto un accomodamento tra forze politiche e quindi delle poltrone per esponenti che normalmente sono trombati. Parliamo di persone che si sono candidate o persone che non sono state elette, per esempio Buchicchio era il candidato nella lista dei socialisti alle ultime regionali, il primo dei non eletti del Partito Socialista. Nell'ambito della spartitoria avvenuta tra partiti, ai socialisti è toccato la poltrona del consorzio industriale di Potenza e loro, per accontentare il primo dei non eletti, l'hanno messo lì, a prescindere dalle competenze specifiche del soggetto. Buchicchio, appena arrivato, ha assegnato a un commercialista di Potenza una perizia per supportarlo per fare il piano di riequilibrio, ma non solo, ha fatto anche cose più piccoline ma di bassissimo profilo. Voglio ricordare che in quest'anno lui ha assegnato due consulenze, lui è anche amministratore del comune di Avigliano, del mio comune, ha assegnato due consulenze, guarda caso, a due assessori della giunta Summa di Avigliano. Questi enti sono gestiti dalla politica, a prescindere dalle competenze degli uomini. Quindi la politica, devo dire che sostanzialmente loro non hanno potuto rigettare uno degli emendamenti proprio presentati da me in Consiglio regionale. Perché? Perché era troppo forte rigettarlo, ecco, diciamo così, che è l'unica reale novità che vi è nell'ambito della legge di riforma dei consorzi industriali, che è quella dell'idea delle APEA, cioè aree produttive ecologicamente attrezzate, cioè nel concetto aree produttive ecologicamente attrezzate, ovvero aree dove si fa produzione, non c'è più la distinzione fra produzione industriale e altre tipologie, però con un'attenzione a quello che è la questione ambientale. Però devo prendere contezza che in questo anno gli amministratori unici dei consorzi, sia di Potenza che di Matera, hanno fatto finta che questa innovazione, unica reale innovazione in questa legge, non esista. Perdendo, quindi, o si comincia seriamente ad programmare e a spendere il denaro seguendo il concetto di buon padre di famiglia, o siamo destinati al fallimento. La nomina alla guida del consorzio è una nomina politica, lo abbiamo sentito, non poteva essere altrimenti, ma in situazioni gravi come quella in cui versa l'ASI, far valere la regola della spartizione delle poltrone tra partiti alleati non si è rivelata giusta e nemmeno strategica. I voti del vicinato aggiunti a quelli del partito non sono sufficienti a giustificare le assegnazioni di ruolo importanti come quello che è stato affidato ad Antonio Buchicchio, ricompensato con emolumenti da dirigente regionale in barba ai debiti. Scusa, no, allora. Ripetiamo, si possiamo? Chiusa? No. Allora, o vado avanti con questo, allora, mica mi riprendete quando diseconomie.